Ciao ragazzi e ciao ragazze, allora, vlog, vlog, vlog. Non credo di mettere un titolo diverso a questo titolo, semplicemente per il fatto che voglio evitare che questo video venga cliccato il più possibile. In che senso? Io sono consapevole che questo video, una volta messo su YouTube, lo può vedere il mondo intero, però mettendo vlog, 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 non c'è un argomento specifico che appunto spinge al visitatore di aprire il video, quindi può essere che io in questo video ti possa dire diverse cavolate, come può essere che io in questo video ti dica la notizia bomba. Quindi chi ha aperto il video si becca la notizia bomba oppure no? Allora, io in questo video voglio trattare diversi argomenti. Volevo chiedervi delle cose e confrontarmi con voi, sebbene o no, parlare di questo, di alcuni argomenti durante appunto la mia storia qui su YouTube, continuare a parlare di diverse cose qui su YouTube e trattare appunto argomenti diversi dal solito make-up, dal solito video review. Allora, iniziamo col dire, innanzitutto devo fare un saluto enorme, ringraziare Antonella Falco che mi ha riconosciuta il giorno 24, il giorno della vigilia di Natale, a quella quale mando un enorme bacione perché mi ha fermata, era in imbarazzo, ha messo in imbarazzo anche me, però io solitamente appunto quando mi riconoscete, che poi è bellissimo, è una sensazione bellissima, cerco di mettervi a proprio agio perché alla fine siamo persone, cioè siamo persone normalissime. Io purtroppo, lo sapete, non so chi è dall'altra parte. Voi mi potete riconoscere, ma io non posso riconoscere voi. Comunque è una sensazione incredibile, bella, bella, bella. Non è la prima volta che mi capita ed è stupendo, è davvero stupendo. Quindi un enorme bacione, Anto, e grazie, grazie ancora. Allora, ritornando a noi, volevo parlare di diverse cose. Prima cosa, molte di voi mi hanno chiesto: ti sei ripresa dopo la famosa rottura con la storia d'amore, il fatto apposta là? Allora, sì, io mi sono ripresa, fortunatamente. Ci sono stati periodi, no, cioè ci sono stati momenti, no, ci sono stati momenti in cui sono stata proprio male, male, male. Anche dopo il video sfogo, tra virgolette, perché comunque è stato un video in cui mi sono sfogata, ero abbastanza arrabbiata, è vero, molti mi hanno scritto tu stai parlando ancora con rabbia, ne devi parlare più in là, e sì, mi rendo conto che effettivamente ero molto arrabbiata, però allo stesso tempo credo di aver girato sì un video nel momento di rabbia, ma allo stesso tempo mi abbia aiutato. Perché comunque riguardandolo, l'ho riguardato spesso, nei momenti proprio in cui ero giù, mi ha aiutato molto nel capire perché ero arrivata a lasciare una persona che amavo. Ecco appunto, volevo trattare con voi, aprire una specie di rubrica, non voglio togliere il posto a nessuno, sia chiaro. Ora, perché? Perché sono single da 4 mesi in teoria, in pratica da un mese. E ora vi spiego perché. Un mese, però, ragazze, sia chiaro, un mese, da un mese esatto, più o meno, sì, forse quasi più di un mese, che non sento più il mio ex. Ecco perché vi dico la notizia. Perché io ho sentito il mio ex fino al 10 novembre, siamo a dicembre, sì, fino al 10 novembre. Sì, o 10 novembre o 10 dicembre. Vabbè, sì, ragazze, comunque il fatto sta che non ci siamo più sentiti, più so diverse cose e tutto il resto. Che cosa è successo nel durante, nel dopo? È successo che dopo la storia d'amore che io avevo, l'ultima parte della storia d'amore, quindi la fine, che avevo pubblicato su YouTube,
E poi appunto girato anche su Facebook il video, mi arrivano un sacco di messaggi, messaggi da voi, messaggi che sono tutti nel mio cuore perché sono arrivati veramente tanti messaggi che non sono riuscita a leggerli tutti, però pian piano ogni tanto vado a leggere e appunto molti mi scrivevano cose del tipo tranquilla che passerà, tranquilla che comunque è normale star male, soprattutto se si ama. Però una domenica mattina mi arriva un messaggio abbastanza lungo, molto lungo, un messaggio che mi ha incuriosito tanto e iniziai a leggere. Quella domenica stavo così tranquilla, apro questo messaggio che tra l'altro mi arriva sulla fanpage di Facebook, quindi la persona che mi ha trovato sulla fanpage avendomi scoperta qualche mese prima dalla prima parte della storia d'amore, però non mi aveva detto niente. Arrivando all'ultima parte della storia d'amore, mi contatta questa persona, questa donna mi contatta scrivendomi: mi dispiace tanto, io lo leggevo tranquilla, convinta che fosse una di voi che mi stava scrivendo perché voleva incoraggiarmi, e mi fa: capisco benissimo come ci si sente dopo essere stati lasciati o aver chiuso una storia d'amore con Tizekaio. Io tipo: scusa Channel, riparti dall'inizio, ti sei saltato un pezzettino. Riparto dall'inizio, mi rileggo il fatto apposta e quindi vado giù e continuo la cosa. Fatto sta che questa persona mi dice: comunque contattami il più presto possibile perché ho bisogno di dirti delle cose. Raga, io in quel momento, cioè, ho detto vabbè, andiamo, vediamo chi è questa persona. Ero straconvinta che fosse l'ex ragazza del mio ex, appunto. Gli mando direttamente il messaggio: ciao, nome dell'ex, se sei tu, ti prego, anche io ho bisogno di dirti delle cose, vorrei avere dei chiarimenti. Questa persona non era l'ex, ma era l'ex ex ex del mio ex. Che vabbè, cioè praticamente ci chiamiamo. Lei mi racconta delle cose, le cose coincidevano molto. Lui aveva trattato me così come aveva trattato lei. Storia di un anno e mezzo, storia di 4 anni. Storia di un anno e mezzo vissuta con convivenza, storia di 4 anni vissuta una volta alla settimana. Molte cose coincidevano e tutto il resto. Dopo 1 ora e 35 minuti di conversazione, la ragazza mi fa: io sono andata a letto col tuo ex fino all'anno scorso. Quindi potete ben capire che io, da storia appena terminata, perché era proprio all'inizio che mi ero lasciata con il mio ex, ci sono stata non male di più. Cioè, in quel momento volevo morire, sprofondare. Poi pure lei, vabbè, proprio delicatezza, vabbè, l'ha fatto. Cioè, che poi è stato qualcosa di allucinante, per farvi capire. Quindi, poi che è successo? È successo che questa persona, l'ho vista, ci siamo viste, mi ha raccontato tante cose, tra cui mi ha aperto anche gli occhi, dicendomi che alla fine ci si diventa, per chi è ancora innamorato, ecco, fa uno sbaglio grande, quello di continuare a vedere la persona che si ama, pur sapendo che con questa persona non ci sarà un lieto fine. E quindi io, nonostante il video pubblicato su YouTube, ammetto che comunque ho continuato a vedere il mio ex per diverso tempo. E nel video dei regali di compleanno, Alien mi è stato regalato da lui. E appunto è stato il suo ultimo regalo. Ultimo, vabbè, è stato un suo regalo.
sì, ultimo nel senso che non voglio più avere a che fare con questa persona, proprio nel vero senso della parola, perché poi ci siamo sentiti, diciamo che volevamo, almeno volevo trovare un punto d'incontro per ritornare insieme, nonostante tutto il male che mi aveva fatto, perché io non ho detto nel video della storia d'amore, la fine. Però io se dovessi tornare indietro e ripensare a tutto quello che ho subito, tra virgolette, perché io innamoratissima, lui non gliene fregava un cacchio perché era molto sicuro di me, era molto sicuro del mio amore. E infatti quando io gli scrissi che mi stavo affezionando a un'altra persona, che in realtà questa persona non esiste, è una persona che ho conosciuto, una bravissima persona, però non c'è stato assolutamente niente, ma proprio niente. Nel momento in cui gli ho scritto questa cosa, paura.com, lui mi manda la prima foto che scattammo insieme, non puoi dimenticarti di me, tutto il resto. Insomma, raga, mi fa una testa così per 6 ore. Per 6 ore, dopo che io gli avevo detto: guarda, non voglio assolutamente più tornare con te, tutto il resto, andai a parlare con la mamma perché lui ha 40 anni, ha bisogno ancora dell'appoggio della mammina. E quindi mi sono ritrovata a parlare con la mia ex suocera che mi ha insultato. Sì, me ne ha dette di tutti i colori. Mi ha detto che io non sono assolutamente adatta per suo figlio, che per suo figlio vuole il meglio, perché io non sono una brava persona. Povera Chanel. No, la cosa incredibile è che nel momento in cui io gli ho detto: guarda, che io non ho assolutamente intenzione di tornare con tuo figlio, è tuo figlio che vuole tornare con me, lei: scusa, è una mamma. Cioè, proprio così allucinante. E gli fa: ma scusa, tu vuoi tornare con lei? E lui prende, si mette a ridere come il cretino, ma veramente, ragazzi, cioè, qualcosa di allucinante. E praticamente io gli faccio: guarda, io, cioè, veramente, dopo questa sei proprio fuori, 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 fuori. No, non voglio tornare con te. Lui poi, dopo appunto questo non voglio tornare con te, mi tartassa perché tutti ritornano, ragazzi, tutti ritornano. E quindi dopo questo, dopo essere tartassata di messaggi da parte sua, adesso io per allontanarlo gli dico che mi ero affezionata a un'altra persona, appunto ricollegandomi al fatto, la persona che in realtà non esisteva, che però ho conosciuto, una persona così, e quindi gli faccio: no, mi sono affezionata a questo. E lui dopo appunto 6 ore mi convince. Io poi comunque ero ancora debole, mi convince del fatto di ritornare con lui. Gli faccio: vabbè, dai, torniamo insieme, poi magari ne parliamo di persona e amen, insomma, ne parliamo meglio, però comunque ora siamo tornati insieme. Dopo questo succede, calcolate più o meno dalle 4 di pomeriggio, alle 9 di sera ci mettiamo insieme, alle 9 e un quarto mi arriva, dopo che ha fatto tutto questo ambaradam, mi arriva il messaggio: no, scusami, non ce la faccio, è più forte di me. Cioè, scusami, ma io voglio capire la psicologia di Stu Christ. Cioè, è proprio, era proprio no, è proprio fuori, raga. Se io poi penso che tornando indietro, non so se farei tutte queste puttanate perché mi sono giocata i 25 anni di matrimonio dei miei per stare a lavorare da lui. Ma raga, cioè, io che al locale piangevo come una bambina perché volevo vedere i miei che si sarebbero dovuti sposare. Questo ovviamente non l'ho detto nell'ultima parte della storia d'amore perché lo vedeva lui. Col cacchio che te lo diceva, bello, io sono pure furba, un po' furba, dai, almeno questo, sì, sì, mi sono giocata ai 25 anni dei miei genitori, che ovviamente non me lo perdonerò mai, per aiutarlo. E poi ti senti dire che non ero brava, così colà, fatto sta che molti clienti mi piangono ancora, altri meno, persone che secondo me sono state inutili. Poi raga, io ero cornuta e contenta, parliamoci chiaro, cioè
Purtroppo sì, purtroppo non mi sono resa conto di molte cose, proprio le bende, cioè quando si è innamorati si ha le bende, ora sono scioccata, quindi non voglio saperne di storia al momento, sto bene così, in realtà sto malissimo, bugia, bugia, no, sto bene, sto bene, sto bene. Non mi interessa l'idea di una storia al momento. Sto conoscendo gente, perché no, è bello avere tante amicizie, circondarsi di amici, e appunto con voi volevo trattare diversi argomenti, perché da single io sto vedendo il mondo in maniera diversa, sto conoscendo delle teorie maschili che magari prima da fidanzata non seguivi più di tanto, sto riuscendo a capire la tipologia di uomo, 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 perché ci sono diversi tipi di uomini. E niente, quindi se vogliamo trattare un argomento, anche perché c'è una mia amica che è single, una delle mie amiche, che appunto che è single, e magari parlarne insieme e trattare un determinato argomento. Questo. Ora, se avete idee, ribadisco il concetto, non voglio rubare il mestiere a nessuno, perché ci sono persone che girano argomenti sulla rubrica, hanno le loro rubriche da single in Calliste e tutto il resto, però io non assolutamente, sia chiaro, voglio parlare delle mie esperienze personali e trattare i miei argomenti personali, quello che sto vivendo io, che magari vorrei dare dei consigli, perché molte volte, ad esempio, una delle cose più stupide, però che è una cosa scontatissima, è trovare l'amore, cercare di trovare, di colmare quel vuoto che ti è rimasto, cosa sbagliatissima. Quindi per questo volevo trattare diversi argomenti e, insomma, incoraggiarvi, perché se ce l'ho fatta io, che sono, mi ritengo molto, molto debole, però allo stesso tempo molto forte sotto alcuni punti di vista, niente, volevo parlare di questo argomento. Fatto sta, ragazzi, che appunto dicevo l'ultima volta, quindi fatemi sapere, insomma, con domandine. Sto facendo un po' di confusione, però io parlo un po' così. Se vi va, continuate a vedere il video, altrimenti amen. L'ultima volta appunto che vidi il mio ex è stato un mese fa, e niente. Volevo far me più che mettere alla prova lui, cioè io sapevo dentro di me che dovevo andare così, però volevo mettere alla prova la mia amica, perché lei era convinta che lui mi volesse ancora, invece no. E quindi ci vedevamo una volta alla settimana e niente. Un giorno decisi di, ve la faccio proprio breve, di dirgli: vabbè, dai, ci vediamo, però stavolta dormiamo insieme. Lui non prese la lettera, quello che scrissi. Io invece sì, ho mantenuto la promessa fino ad oggi. E quindi l'ultima volta che vidi lui ci ho dormito insieme. Il giorno dopo lui, ovviamente, da uomo, che può, uomo, vabbè, perché ho, cioè, ragazze, io sono arrivata a trattare degli argomenti con amici e a trarre delle conclusioni. Alla channel mancava, mancava. No, dai, non posso essere così cattiva, però traendo delle conclusioni, ci fai 2 più 2. Quindi fatto sta che l'ultima volta che ci vedemmo lui ci provò e io gli dissi: no, non hai capito che io volevo soltanto dormire, e lui tutto arrabbiato: me lo potevi dire, non ti sarei venuta a prendere. Era quello che volevo sentirmi dire. Mo' stato buono e grazie, sta pensato pur per te e pensato. Raga, io quando dico che io non sono cattiva, però se mi fai del male, cioè, fino a quando non ho la mia vendetta, la channel non si rassegna. Vabbè, raga, quindi fatemi sapere se volete trattare alcuni argomenti riguardante l'amore, riguardante l'essere single, come, cioè,
ci si sta da single, alcuni argomenti in particolare, e fatemi sapere. Un bacione, al prossimo video, ciao ragazzi!